Trasporto pubblico locale in una città metropolitana, qual è la città di Bari, capoluogo di regione. Ma i tempi per partire dal centro di Bari e raggiungere le periferie come Carbonara, Ceglie, Santa Rita o anche Loseto sono lunghi, infinitamente lunghi per l'importanza che ha la città di Bari. C'è la necessità che le persone che vengono ad esempio dal quartiere Loseto possano raggiungere il centro di Bari in tempi giusti, in tempi congrui e non attraversando la città che non ha delle corsie preferenziali per gli automezzi, ma non solo, ci sono una serie di difficoltà, dei lavori, di cantieri, ma anche la riduzione delle carreggiate, ultimamente come ad esempio quello di Via Unità d'Italia o anche quello di Via Caldarola, che rallentano notevolmente la viabilità della città, andando ad incidere pesantemente su quelle che sono le arterie principali di circolazione e che rendono ovviamente per i cittadini che utilizzano il mezzo pubblico un vero e proprio viaggio della speranza. Per questo motivo ho chiesto al sindaco De Caro a che punto fossero i lavori per quanto riguarda la famosa metropolitana da Bitritto a Bari, che darebbe la possibilità quindi ai cittadini residenti di Loseto di abbreviare i tempi di percorrenza utilizzando un altro mezzo sicuramente molto più sostenibile dal punto di vista ecologico rispetto al classico automezzo dell'AMTA. Il sindaco De Caro ha risposto alla mia interrogazione dando quelli che saranno dei prossimi interventi, ma purtroppo ho dei seri dubbi sulle tempistiche presenti all'interno della nota. Ma leggiamo un passaggio molto importante. In futuro, con l'apertura della linea ferroviaria metropolitana Bari-Bitritto e l'entrata a regime del PUMS, si prevede la sostituzione delle linee 11 e 11 sbarrato con il servizio combinato costituito da una nuova linea circolare Loseto-Ceglie-Carbonara-Santa Rita e la predetta linea ferroviaria. E non solo. Circa lo stato dei lavori della linea Bari-Bitritto si informa che gli stessi sono in avanzato corso di esecuzione da parte di FAL, con previsione di ultimazione lavori entro la fine dell'anno corrente, dell'anno 2017. Al di là della richiesta delle soluzioni alternative, il mio accorato appello è rivolto sempre al sindaco De Caro, affinché una volta terminati ed entrati in funzione la metropolitana e la circolare che collegherà il quarto municipio tra i suoi quattro quartieri, Loseto, Ceglie, Santa Rita e Carbonara, possano i due servizi essere armonizzati,